Per la serie Il Doc assaggia cose, oggi andrò a provare i biscotti Nesquik. Non lo nascondo, li ho cercati in lungo e largo per settimane, sin da quando ho saputo della loro esistenza, senza successo. In nessun supermercato ho mai trovato questi biscotti, finché l'altro giorno non si presenta in studio una mia paziente e mi dice: Doc, guarda cosa ti ho portato, so che li cercavi, che aveva visto la mia storia e che facevi fatica a trovarli. Eccoli qua, biscotti Nesquik. Boom, io felicissimo, ovviamente io ho sempre i pazienti migliori del mondo che mi portano sempre tante cose e soprattutto le cornie e quindi adesso andiamo a provare questi biscotti Nesquik che hanno un claim molto particolare dove c'è scritto che con latte 100% italiano, ok, meno 50% di grassi saturi con l'asterisco, cioè rispetto alla media dei frullini più venduti, quindi che vuol dire tutto e niente. E fonte di fibre. Cosa vuol dire fonte di fibre? Vuol dire che un prodotto ha almeno 3 grammi di fibre su 100 grammi di prodotto. In questo caso le fibre sono 4 grammi su 100. Però, siamo sinceri, mangiare i biscotti perché ci sono le fibre è come mangiare la parmigiana perché ci sono le verdure. Non ha senso. Andiamo a vedere gli ingredienti, che sono ovviamente più o meno gli stessi di qualunque frollino. Quindi abbiamo la farina, lo zucchero, l'olio di girasole, e il cacao ovviamente sono al Nesquik, il latte fresco pastorizzato, c'è un po' di miele, speriamo che non si senta perché io odio il miele, c'è un po' di fibra di pisello perché ovviamente abbiamo queste fibre, il lievito e basta, quindi fondamentalmente i classici ingredienti di un qualunque frollino. No, in realtà no, perché non ci sono le uova, mancano le uova, vediamo se è vero, se non le ho viste, no, non ci sono le uova, quindi è un frullino senza uova, quindi ok, quindi forse per questo ci sono meno 5,7, però vabbè, qua c'è pure il giochino che vabbè, dai. E passiamo direi subito alla salsa, sì, anche le calorie ragazzi sono quelle dei frullini normali, sono 463 per 100 grammi, quindi classica. Classico apporto calorico di questo tipo di prodotti, c'è scritto anche che la porzione media corrisponde a 4 biscotti, quindi 30 grammi, perché è quella la porzione media di biscotti, quindi il problema non sono i biscotti, il problema è quanto ne mangiate, perché la porzione è quella lì, insomma, lo sappiamo, e quindi andiamo subito all'assaggio, perché è la cosa fondamentale, così i biscotti, diciamo che ho una grossa aspettativa da questi biscotti, perché io ho sempre adorato il Nesquik, cioè la polvere da mettere nel latte, da bambino ne facevo scorpacciate, però qualcuno che li ha assaggiati mi ha detto che non sono poi così buoni come sembrano. Io sono sempre fiducioso e andiamo alla prova dell'assaggio, quindi spacchettiamo. Allora, la confezione, dentro la confezione si mostrano in questo modo, vediamo l'annusata. Allora, l'odore è un po' cioccolattoso, ma poco, sono sincero. Cioè, se avete presente per esempio i pan di stelle, quando aprite la confezione vi arriva una bella zaffata potente di cacao, ma proprio intenso. Qua invece l'odore è molto blando, però di cacao. Si mostrano, ne prendiamo un intero perché ne ho preso uno spezzato, si mostrano in questo modo, con la scritta Nesquik sopra, con le righine lì, che non servono a niente, ma fanno scena. E assaggiamo! Allora, purtroppo si sente il miele, e io detesto il miele, proprio lo detesto, si sente, non è fortissimo, ma si sente, combinato con un po' di retrogusto di cacao, che non è molto forte, è abbastanza blando come l'odore, quindi... Cioè, si lasciano mangiare, se vi piace il miele, c'è questo saporino di miele che si sente e quindi è per qualcuno un plus, per me invece no, perché proprio a me il miele non piace, lo detesto, però andiamo alla prova in zuppo e vediamo come va dopo l'inzuppo. Quindi tazza di Death Note, perché ovviamente senza questa l'inzuppo non funziona, e andiamo a inzuppare. Vediamo se col latte... migliorano. Bella inzuppata. Con il latte migliora tutto, però sono sincero,
sono rimasto molto deluso, anche perché il miele con Nesquik non ci azzecca niente. Cioè, il Nesquik deve essere bello cioccolattoso, non mieloso. Perché mieloso? Quindi no, personalmente mi trovo a bocciarli, perché proprio il gusto non mi piace, proprio perché c'è questo sapore di miele abbastanza forte che copre il gusto del cacao e comunque si sente, sembrano dei biscotti al miele, non dei biscotti al cacao. Quindi purtroppo io li boccio, magari a qualcuno piaceranno anche proprio perché c'è questo retrogusto di miele, però appunto da dei biscotti Nesquik io mi aspetto sapore Nesquik e invece no, mi dispiace ma per me è un no, quindi li ricomprerei se mai li trovassi in giro, ovviamente no, però magari a voi piacciono, anzi ditemi se li avete provati, se li conoscete e se a voi magari piacciono, come sempre nei commenti, e insomma come al solito sempre carichi e motivati.